La Sir Safety Perugia che hanno partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro portando a casa ben 4 medaglie. I 4 giocatori, ricordiamo i 5 giocatori, 3 della nazionale azzurra, un americano Russell, l'argentino De Cecco, sono stati accolti in una conosciuta concessionaria del Perugino. E Zaitsev ai nostri microfoni ci ha raccontato i momenti più caldi di quel set passato alla storia, 25-9 per gli Stati Uniti, che poi gli azzurri sono riusciti incredibilmente a ribaltare. Grande entusiasmo e più di 100 tifosi hanno accolto i Black Devils, protagonisti delle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Ivan Zaitsev, Emanuele Birarelli e Simone Buti, Aaron Russell e Luciano De Cecco hanno portato a Perugia 4 medaglie, 3 d'argento ed una di bronzo. Eppure Gino Sirci ha parlato con un po' di rimpianto per l'oro sfumato dall'Italia nella finalissima contro i Verde Oro. Finale contro il Brasile a parte, negli occhi di tutti è rimasta la grande sfida agli Stati Uniti. Russell era dall'altra parte della rete, ma la partita l'hanno vinta i perugini, decisivi nei 3 punti finali del set. Zaitsev racconta il momento più difficile di quella sfida epica dopo il terzo set, finito 25-9 per gli americani. Ci sarebbe da scrivere un libro su quel momento lì. Adesso sto ancora cercando di analizzare, di capire cosa sia successo. Quando ero in panchina ero veramente contrariato, distrutto ed arrabbiato perché la credevo persa la partita. Poi invece dentro di me c'è stata come una lotta tra due forze, quella che aveva che diceva che sarebbe finita, che era finita, e un'altra che invece che mi diceva no, provaci ancora, non è ancora finita, sei 2-1, non è finita la partita. Per fortuna ha vinto quell'altra, invece nelle altre semifinali spesso vinceva la paura e magari la voglia di mollare, ecco. Quindi in quel momento è bastato non mollare, è bastato anche soltanto vedere gli occhi dei ragazzi che mi stavano intorno. Non ci parlavamo molto in quel momento, ma ci guardavamo molto negli occhi, quello è stato molto bello. Tanta testa dunque, ma anche la spensieratezza invocata da Buti nel momento cruciale. Infine capitan Birarelli, che fa tesoro dell'esperienza olimpica in funzione Sir Safety. Sicuramente da casa avete tutti visto una bella squadra unita, un gruppo di ragazzi che remavano tutti nella stessa direzione, quindi è stato forse una delle cose più importanti che ci hanno portato fino a quell'argento, e quindi come in tutte le squadre, come penso lo fossimo anche l'anno scorso, ma quest'anno ancora di più, proviamo a fare la stessa cosa, cioè un bel gruppo, una squadra unita che soprattutto nelle difficoltà si compatta e prova a rialzare la testa. E prosegue il botta a risposta tra Sirci e Chronogest, società che gestisce il palazzetto. Ieri risposta a un'intervista rilasciata al nostro TG dal presidente della Sir Safety. Chronogest ricorda che è vittima da mesi di una condotta diffamatoria che ad oggi ha contribuito a creare un clima non sostenibile. Ascoltando l'intervista rilasciata da Sirci a Umbria TV il 2 agosto scorso, viene confermato il fatto come la Sir abbia utilizzato, dice Chronogest, e voglia tuttora utilizzare il Palio Evangelisti senza regole, non ottemperando nemmeno agli obblighi di legge in materia di sicurezza. Il riferimento al fatto che Chronogest abbia raddoppiato i costi di utilizzo, ci troviamo a dover confutare l'ennesima falsità, dice Chronogest, per l'utilizzo degli impianti i prezzi sono fissati dalla delibera del Comune di Perugia datata a marzo 2016. Inoltre vorremmo ricordare che quest'anno con la posa permanente del Taraflex, con lo spostamento dell'unica squadra di basket utilizzatrice in altra struttura, la Sir beneficia di un risparmio di costi nell'ordine di 15.000 euro. Ci appelliamo e chiediamo con urgenza l'intervento del Comune di Perugia, conclude Chronogest.